Allora, in serata della prima, diciamo così, tornata della SISFA, il Museo dei Mezzi di Comunicazione ha preparato proprio un piccolo angolo con alcune apparecchiature per dimostrare il tema che io stamattina ho percorso, anche se rapidamente, però scegliendo una tematica su Dante 700, perché celebriamo con questo i 700 anni della morte di Dante Alighieri, abbiamo pensato a una tematica molto specifica, che è quella che molti altri diciamo così, studiosi della Divina Commedia o delle opere di Dante Alighieri, anche se hanno centrato e puntualizzato alcuni versi della Divina Commedia relativi alla orrogeria a cui Dante fa riferimento, chiaro, non hanno però potuto sviluppare questo tema perché non avevano i mezzi, i pezzi proprio, diciamo così, dimostrativi ai quali Dante ha fatto riferimento nel 1300-320, quando appunto prima dell'anno della morte, perché lui ha toccato con mano la verità di questa nascita dell'orologeria meccanica a pesi. E quindi ho pensato io, insieme a Valentina, cioè anche al Consiglio di Amministrazione, di assodare questo punto e di implementare, diciamo così, gli orologi meccanici al tempo di Dante, che poi in questa mostra sono uno e due, dopo li vediamo con calma, ma di fare anche un proseguo, di dire ma questi orologi che erano del 1280, 1300, fino al 1350 e poi in seguito eccetera, che prodotto hanno, diciamo così, creato nell'umanità, che cosa hanno portato come successo oppure come sviluppo, ecco. E qui c'è un piccolo tentativo di creare questo sviluppo nei secoli, dal XIII secolo in poi, per dimostrare, ora in questa diciamo così, sessione della SISFA, quali sono state le applicazioni di questi semplici orologi meccanici a peso che Dante ha descritto e quali sono stati gli sviluppi. Vedremo nei secoli che ci sono grandi personaggi che hanno partecipato alla realizzazione di questo sviluppo, come per esempio il grande Galileo Galilei. Però tra l'epoca di Dante e l'epoca di Galileo Galilei passano quattro secoli. Cioè, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che in tutti questi quattro secoli le tecnologie che si sono evolute sull'orologeria sono state di base quelle del fondamento originale iniziale. Cioè praticamente l'orologio monastico, cosiddetto, e dopo andiamo a vedere che cosa, che è costituito, se lo guardiamo da vicino, da solo tre ruote dentate che si mettono a disposizione l'una dell'altra per arrivare a un comando del tempo, che ora io metto in atto perché carico l'orologio, e come vedete il peso dell'orologio è praticamente quello che determina l'energia del funzionamento di questo meccanismo. Semplice quanto vi pare, ma è di una grande idea che un semplice frate benedettino ha avuto per calcolare il tempo delle preghiere nelle 24 ore all'interno dei conventi benedettini. Quindi praticamente non c'è un nome come al solito, no, l'inventore è quello perché ha fatto questo, no, qui non c'è l'inventore, ma c'è una creazione di un'idea che è stata realizzata nella sua funzionalità per far che cosa? Per leggere in questo quadrante praticamente lo spostamento di questa lancetta, che determina nelle 24 ore una situazione diversa tra il giorno, la notte, e devo dire che l'invenzione di questa macchina ha sbalordito tutti i presenti che l'hanno capita e che l'hanno discussa o che l'hanno studiata oppure che l'hanno semplicemente sfruttata e ascoltata come rumore. Sentite qua che bellezza che è questa. Questo è il rumore di un sistema asincrono, perché non è ancora sincronizzato nel tempo, però è quello che è un regolatore proprio di passaggio del tempo. Il tic e tac purtroppo non torna indietro. E quindi questa, se stiamo
un attimo in silenzio, è molto, molto significativa questa cosa. Siamo invecchiati di quattro battiti di questo orologio, tutti insieme. Che con secondo, no? Il periodo. Sì, più o meno sì, però comunque. Quindi, poi... comunque dovrebbe funzionare come orologio. Sì, esatto. Ora, questi orologi però avevano un difetto, appunto, che rispetto alla meridiana con cui venivano, come io ho parlato stamattina, erano conoscitori di questa, della misura del tempo di giorno, per esempio con le meridiane, oppure di notte con le clessidre, sia quelle ad acqua che quelle a sabbia, perché all'epoca di Dante la clessidra, cioè i sablieri cosiddetti in Francia, in francese, erano già conosciuti. Quindi praticamente il trasferimento dell'acqua che era ultramillenaria, diciamo così, per l'uomo, dal tempo degli Egizi e così via, dei Greci, Romani e medievali anche, e siamo arrivati appunto in quel momento a sostituire l'acqua, qualcuno ha sostituito l'acqua con della sabbia e ha detto: questa la possiamo portare in tasca, la possiamo mettere in casa, spostarla tranquillamente. E quindi c'è stato un aumento, un'implementazione della sensibilità tecnologica anche sul discorso della misura del tempo, con questi eliminando o sostituendo il liquido con queste materie naturali, che sono o la sabbia o il guscio d'uovo, per esempio, oppure il guscio d'uovo stritolato. Pensate che facevano 11 lavaggi di questa pasta tritata, bollita 11 volte per togliere tutte le impurità rispetto a quella che era il calcio, diciamo così, il lido di calcio, che doveva essere uguale dal primo fino al 100 miliardesimo. Perché? Perché se no, quando passava nel forellino calcolato per il tempo, arrivava il granellino un attimino appena appena più grande, che bloccava tutto e quindi inficiava la funzionalità della misurazione del tempo. Per cui c'era questo metodo che veniva, io ve lo dico perché abbiamo visto quando anche nelle cronache antiche, che nei conventi, ma anche nelle città dove venivano, c'erano i costruttori di questo tipo di materiale per la misura del tempo, che poi veniva usato nei tribunali, veniva usato nelle piazze per gli arringhi, veniva utilizzato nelle preghiere più che altre, quindi ecco dei conventi, che praticamente non è che voleva sostituire questo orologio, perché questo orologio era il comandante, diciamo così, della scansione del tempo per tutti i frati, per tutti, diciamo così, che dovevano leggere il libro delle ore, le preghiere. E quindi questo era il campione, e su questo c'era il personaggio, il frate domenicano, che gestiva era un potere fortissimo, perché la notte svegliava questo col campanaccio, perché andava, questo qui era da una parte, e andava a dire: allora alzatevi che sono le ore, le 3 di notte, perché di notte, tra l'altro, quando io ho fatto cenno stamattina ai computi orari 24 ore su 24, la notte viene saltata proprio, no? Perché se arriva al termine di un giorno, quando è al tramonto del sole, secondo l'ora italica, parliamo dell'ora italiana, no? E il giorno successivo iniziava nell'ora successiva al tramonto, quindi in piena notte, cioè praticamente era dopo il crepuscolo. Da quel momento lì incominciava il conteggio dell'ora del giorno dopo. Mezz'ora dopo. Benissimo. Allora, quando si arriva poi al mattino, c'è il mattutino, poi c'è la terza ora, che veniva suonata con le campane, con tre battiti, con due battiti, con un battito, e tutta la gente comune aveva imparato a gestire la sua vita con questi battiti, che erano quelli della comune, della comunità. Quindi questo qui aveva un compito all'interno di quell'altro della comunità, come dicevo prima, aveva un compito di suonare, ma ancora nelle campane pubbliche non c'era l'orologio monumentale come siamo abituati a vedere nelle chiese o nelle torri dei palazzi, anche, diciamo così, civici, perché i primi nati sono questi, sono piccoli così, la proporzione è questa, quella che lo svegliatore monastico ha dato a, diciamo così, i natali. Ecco, questo qua è il passaggio tra il primo tipo da orologio monastico semplice a
svegliatore monastico. C'è un passaggio proprio epocale anche qui, di circa 30 anni, 40, 50, non è scritto da nessuna parte quando c'è stato questo passaggio, però se io ora faccio questo lavoro qua, carico anche questo orologio, voi vedete che praticamente l'orologio è partito con che cosa? Con lo stesso criterio di questo, perché l'elemento del calcolo del tempo, che qui è il bilanciere con questi due pesetti, che se io li metto in modo diverso, così per esempio, ora vi faccio vedere, ecco, ho cambiato il tempo, ho cambiato la scansione, quindi c'è questa regolazione che può essere fatta in funzione di che cosa? Di un confronto fatto con una meridiana, per esempio, durante il giorno calcolano uno spostamento del sole di un'ora, vengono qua, guardano la lancetta, se un'ora no è meno di un'ora, allora aspetta, bisogna aumentare la velocità. E quindi che si fa? Si mette questo qui e questo qua e questo qui, ecco. Ecco, ora l'ho regolata un po', però insomma. Quest'altro invece ha il bilanciere fisso e è un bilanciere, come vedete, calcolato a mo' di corona. Questo si chiama proprio bilanciere a corona perché sembra una corona reale, e questo gli dava questo spunto perché abbelliva anche tutto l'elemento, diciamo così, di uso di questo meccanismo, il quale meccanismo ha le stesse ruote, una, due, tre, come questo, uguale identico, con l'asse che va su, che si chiama appunto questo, con l'asse con lo spostamento in questa particolare ruota, che è, come vedete, a dentatura laterale, non è più a dentatura verticale ma laterale, per dare lo scappamento cosiddetto proprio alla verga, questo è il termine esatto dell'asse che va in alto e che collega queste sospensioni a filo, collega questo bilanciere a tutto il sistema del meccanismo, facendo lui, questo bilanciere, il regolamento del tempo di scansione. Di che cosa? Dello spostamento di un dente dopo l'altro, perché c'è questo peso che vorrebbe andare sempre rapidamente anche in basso. Non ci va perché questo regolatore, si chiama proprio così, è bilanciere, è regolatore a bilanciere, gli consente di scendere un secondo, mezzo secondo, secondo quello che è il calcolo poi delle cose, fino a che in questa lancetta si ha il computo orario delle 24 ore. Campanello qui non c'è. No, perché questo si chiama orologio monastico, quest'altro è lo svegliatore monastico, è praticamente la seconda fase dell'arricchimento di questo, e pensate che questo sistema qua rimane valido per 4 secoli, perché dopo tutte le variazioni che vedremo ora poi anche di questo tipo di orologio, si basa sulle tre dentature della principale, che è quella che è collegata al tiraggio del peso, si chiama prima ruota quella lì, la seconda che è quella intermedia, che interpola, trasmette il riferimento orario dalla prima ruota, il riferimento di forza proprio dalla prima ruota alla seconda lo trasmette a una terza, che è quella appunto dello scappamento, cioè la ruota caterina, così chiamata. Perché si chiama ruota caterina? Perché è relativa alla morte di Santa Caterina. E Santa Caterina è stata uccisa con una ruota, diciamo, che aveva queste dentature in questo termine qua, proprio secondo il volere, secondo, diciamo, l'esperienza medievale. Quindi ecco qua, per cui i termini ritornano poi, no? Tanto più che questo qui sono sedi religiose, quindi insomma. Quindi. Il campanello come funzionava? Campanello funzionava, eccolo qua, vedete qua, siamo vicini qui, c'ha questa parte esterna del, qui si muove il quadrante, mentre qua si muove la lancetta, qui si muove il quadrante, cioè i primi sono proprio a quadrante. Se vedete in 24 ore, quel famoso discorso di 24 ore all'italiana che vi dicevo, questo qua. Qui è proprio in 24 e ha 48 fori qui intorno, che sono i fori all'ora e alla mezz'ora. Quindi se noi vogliamo far suonare questa sveglia, questo orologio alla sveglia, perché dopo diventa ogni mezz'ora, mettiamo su questi fori, allora quella che vogliamo, più di uno ne mettiamo, in modo che, però ci vuole sempre l'omino che lo carica qui, perché una volta che si è scaricato, ora io qui lo posso fare artigianalmente, perché ecco, vedete questa botta qui che la prende da qua, da questa... Sì, sì, sì.
eccolo qua, questo batte praticamente più volte su questo, scarica il suo peso e finisce lì, però rimane scarico, per cui per partire poi con un altro, con un'altra suoneria va riazzerato il sole, che diventa l'indice poi il sole è l'indice di tutta la giornata, e questo qui va ricaricato con calma, ecco qua, ora faccio la ricarica, cioè proprio è una cosina, è un bel giocattolino, capito? Non è che sia. Poi, tempo da è uguale a quello di Urbino. Ecco, sì, questa funzionalità è vero, è uguale dentro. La posso? Io non riesco a vedere che proprio sì. Cioè, il movimento della prima ruota, che chiaramente è allora, se te leggi le cose della Divina Commedia, ti dice che questo orologio è costituito dalle ruote che sono paragonabili al cosmo, dove si vedono le cose veloci e le cose lente, che par fermo. Capito? Allora, quello che par che voli, che cos'è? È il bilanciere. Che par che voli, da quanto è rapido, no, questa cosa? E le altre, la ruota, per esempio, che è il quadrante, è fermo, quindi par fermo. Per cui è inutile che noi si stia qui 5 minuti, non si riesce a vedere il movimento se non lo segnaliamo con dei punti fissi che noi abbiamo nel quadrante da riferire, perché è l'uomo che l'ha fatto e quindi è l'uomo che vuole la sensibilità ogni mezz'ora oppure ogni ora oppure ogni 12 ore, e quindi usa questi chiodi, proprio perché questo è un pezzo di chiodi, lo mette nel punto dove crede, e allora dice fra 3 ore voglio che suoni. Beh, sono le ore qui, boh, saranno le 20, no, per l'appunto è la 24esima, qui, e quindi comincia la prima, la seconda, la terza, la quarta, e questo gira in senso orario. Per cui se fra 3 ore io lo voglio fermare, lo voglio far suonare, prendo questo chiodo, lo metto alla terza ora, perché siamo all'ora zero, quindi siamo al tramonto praticamente, e quindi ricombina anche questa funzionalità con quella che è dell'orologio solare, di quelli di cui ho parlato prima. Dante era a conoscenza anche della lettura di un'ombra, diciamo così, solare su un obelisco oppure su altri orologi che erano più comodi o più anche... Cominciavano, no, quelli tascabili ancora non c'erano, francamente. C'erano però quelli pubblici che facevano la scansione della vita di tutto il territorio con il lettore dell'ombra, quindi diceva sono le ore, è mezzogiorno, quindi proprio c'era questo, un personaggio che faceva questo lavoro. Quindi, è simpatica anche questa, no? Perché il tutto faceva sembrare anche i tempi, che non sono quelli di oggi. Ci vediamo alle ore mezzogiorno, sì. Oh, mi raccomando, a mezzogiorno bisogna essere lì, perché se uno ritarda, dopo 2 minuti telefoni subito, dice guarda che io sono 2 minuti che ti aspetto, che fai? Vieni, non vieni. Invece una volta dicevano ci si vede verso mezzogiorno. Questo è il linguaggio. Che... Napoli è rimasto. Ci vediamo mezzogiorno, mezzogiorno e mezza, anche l'una. Presso poco. Allora, se erano le 11 o era l'una, andava bene uguale, perché nessuno aveva l'orologio dietro. Perché, capito? Quindi c'è questa, è tutta una storia, quindi che è filosofia, che è modo di vita anche, molto più tranquillo del nostro forse, quindi sarebbe anche in Campo Avolumegno. Quindi con questa mostra io ho voluto anche far vedere, no, come nasce questa cosa. Ecco, di tutto questo di cui ho parlato, se andiamo qua e avete tempo, tanto c'è tutta la settimana, chi volesse, viene qua, si fa una fotografia, magari si la può fare, e dice e vede come viene chiamato qui questo svegliatore qui, c'ha un paragrafo che io l'ho preso come sottotitolo del corso, Tintin suonando con si dolce nota. Mi è piaciuto proprio quando ho letto queste cose. Io non sono un esperto di Divina Commedia, lo dico, però con Claudio Santori, che veramente è un umanista nato, perché insomma ha fatto tutta la vita di questa cosa, la sua memoria proprio, quindi possiamo togliere. E quando ho detto questa cosa qui, ha detto questo è uno dei passi più belli della Divina del Paradiso, quindi ecco qua. Per cui con calma, qui c'è scritto come sono la ruota ferma, la ruota che par ferma, la ruota che par che voli, tutto riferito al cosmo, perché quando ha descritto, come stamattina qualcuno ne ha parlato molto più approfondito, in maniera diciamo più corretta, con quello che ha letto anche i brani della Divina Commedia, e si vede chiaramente a cui si riferisce, a cui fa riferimento Dante con quel verso. Ecco, io qui faccio mente di questa cosa qui del Tintin suonando con si dolce nota, che è questo,
E allora c'è una diatriba qui che mi piace anche soffermare della cosa, perché quando parla di questa Tintin suonando con si dolce nota, qualcuno dice è andato a Milano perché a Milano nel 1306 esisteva già un orologio monumentale nella chiesa di Sant'Eustorgio, e questo le cronache lo dicono, cioè nessuno lo mette in dubbio. Però se era un suonatore di campana, cioè questo quando si è detto prima i rintocchi delle campane, non è un Tintin, non avrebbe mai detto Tintin suonando, avrebbe detto che suonava in modo diverso. E poi c'è un'altra cronaca che io sono andato a vedere, cioè mi sono informato delle cose, nel 1306, cioè dal 1306 in poi, Dante non è mai stato a Milano e quindi non poteva aver visto anche quello, volendo dire anche che forse si riferiva a quello. Invece, secondo me, come ha fatto la descrizione leggendo tutti i versi che io ho estrapolato e ho messi qui in evidenza, che descrive questo orologio, questo, perché quello anche della torre non è più così, ma è un orologio già evoluto con più passaggi di ruote, magari sempre con lo stesso criterio, però con più passaggi, e, oppure quello con la suoneria, con le campane, che aveva tutto un sistema molto più grossolano, che è quello che poi dopo si verrà di qua, insomma, no? Quello della suoneria rimane sempre un fatto molto importante sull'orologeria, quindi tant'è vero che gli viene dato un ruolo nella gabbia dell'orologio che è molto distinto, cioè si parla di treni, il treno del tempo, il treno della suoneria. La suoneria, c'è, se ci sono i quarti è il treno dei quarti, se ci sono le ore è il treno delle ore, e queste cose si distinguono anche sull'orologio di Piazza Grande, che è quassù, chi è interessato ad andare a vederlo è aperto al pubblico, quindi si può anche vedere. Mi pare che forse ci siamo andati qualche volta, sì, anche di gruppo, congresso forse, precedente. E quindi ora dico è abbastanza che sapere di questi forse, quindi, però vi dico che ecco all'ingresso qua c'è un quadrante del mobile di quell'orologio in scala 1-1 con il lunario, con il solario, con il sole, con il calendario lunare, e che è quello mobile che si può vedere nella torre dell'orologio del Palazzo di Fraternità in Piazza Grande. È lo stesso, perché quando l'ho restaurato 25 anni fa praticamente ho avuto l'autorizzazione della fraternità di rifare un modello uguale identico, perché lo uso per la didattica, quindi insomma, cioè per far capire anche come la luna gira, che metà dorata e metà nera, e quindi quarti di luna, e quindi poi ci sono i terzili, i quartili, i sestili, cioè c'è tutta una nomenclatura che viene dal Medioevo proprio, e che però è rimasta valida fino ad oggi, insomma, no? Per cui questo tipo di quadrante mobile con questi segni, diciamo così, che sono astronomici ma sono più che altro anche astrologici, che venivano interpretati da chi? Dall'imbonitore che stava in piazza e che imbrogliava la gente a dire: ah, vi leggo, quando sei nato, che fortuna che hai, ecco. Un soldo, ovviamente, perché bisogna sempre, il soldo ci voleva sempre. E quindi quello ha fatto ha fatto da riferimento a questi personaggi per secoli, insomma, no? Per cui, quindi orologi monumentali nascono dalla prima metà avanzata del 300, del XIV secolo. Prima non esistono, nel 1280, quando invece si parla di orologio monastico e si riferisce a questo. Quindi Dante fa riferimento per forza a questo tipo di orologetti. Come vedete le direzioni sono uguali, no? Anche se vengono da estrapolazioni totalmente diverse dal punto di vista anche culturale, no? Perché qui si usa l'ottone, si usa la bellezza. Guardate com'è questo fregio interno del quadrante, cioè chi gliel'ha detto di farlo? Lì ci poteva fare la croce, era uguale, non è che sia, capito? E di qua invece no, molto più grezzo. E una cosa che tengo a dire è che sono modelli fatti successivamente, perché i modelli del 1280 di cui si parla, o i modelli del 320, del 400, non esistono, neanche quelli, esistono quelli monumentali, che sono le derivazioni però di questi. Per cui quando nell'Ottocento, nel Settecento, si è cominciato a guardare indietro nella storia dell'Illuminismo, per esempio, oppure dopo anche l'Ottocento, che ha prodotto un rifacimento anche sulla storia della scienza, questo ve lo posso dire perché l'ho fatta per 50-60 anni questa ricerca della strumentazione, sia autentica quella del Cinquecento, ma c'è anche quella rifatta nell'Ottocento. Perché c'era la moda di rifare queste cose anche perché erano sparite, cioè ci sono rimaste poche.
parliamo di sfere armillari, come ne abbiamo parlato stamattina, di astrolabi ancora meglio e così via, ce ne sono pochissimi, quei pochi buoni sono oramai nelle collocazioni museali o collezionistiche, per cui insomma sono già collocati. Mi pare che domani ci sia un intervento di una persona che ha fatto una catalogazione degli astrolabi italiani. Quindi lo vediamo, insomma, anzi molto volentieri. Quindi questi di che epoca sono? Questo è dell'800 e questo è del 700, almeno come provenienza, per cui l'ho scritto anche nel libro che dopo ve lo faccio vedere, c'è la copia lì, che è di stampa, ora è dagli ultimi ritocchi, insomma, ecco. E poi verrà stampato entro la fine di settembre, per cui questo materiale, tra l'altro, è una parte del materiale della mostra che ho messo a disposizione per questo tema di Dante 700, perché la metà di questo materiale è all'Accademia Brianza, cioè intervallato come questo, però insomma ci sono per capire anche, e abbiamo messo tra l'Accademia Petrarca e il museo una sinergia che l'abbiamo fatta anche con Leonardo, l'abbiamo fatta con Galileo, cioè quando ci sono le mostre che possiamo diluire nel territorio, io molto volentieri porto materiali là, porto materiali qua, e poi dopo gli studiosi dell'Accademia Petrarca, del quale mi onoro di far parte sia io che Valentina, però insomma ci sono quelli specializzati che su un settore mi aiutano, insomma, no, è giusto così, poi ognuno deve fare il suo, secondo me, e quindi già le faccio proprio. Comunque sia, ecco, in questo caso quindi che succede? Se volete completare potete andare là, c'è anche nell'atrio dell'Accademia Petrarca un orologio da torre dove si vede la struttura, diciamo così, che è del meccanismo dove c'è il treno, come dicevo prima, delle ore, il treno del movimento del tempo, il treno del movimento della suoneria, però c'è quella delle ore, e il treno del movimento dei quarti, per cui è abbastanza complesso come orologio. Ci sono anche l'originalità delle lancette, in quello, insomma c'è un po' di cose da vedere, chi è curioso magari passa da lì, vede all'esterno questo, e poi all'interno c'è un altro pezzo di mostra tipo questa qui, dove si vedono gli orologi a peso sempre, questi quindi sono orologi meccanici a peso, che sono o da muro o da mezzola, insomma, no, che dopo i pesi devono essere liberi di andare nella sua escursione, per cui c'è questo fatto qua. Ecco, quando si arriva, e quindi ritornando alla durata di queste tecnologie, chiamate così, oppure di queste storie scientifiche, sono durate nel 1400, nel 1500, senza cambiamenti di sorta dal punto di vista della scansione del tempo. Sono queste, questa è la prima voce che è per quella che rimane però anche per tutti questi secoli, fin tanto che non arriva Galileo, che ha battuto la testa per quasi tutta la vita sul sincronismo, no? Sul fatto del pendolo del duomo del lampadario, che eppur si muove, oppure questo qui, quell'altro di là, vedeva questo che si muoveva, ha calcolato anche certe cose, però non c'è mai riuscito a dare una linea forte sul discorso del sincronismo. Soltanto da cieco, almeno così sono le cronache, quindi siamo nel 1640-41, perché il 42 a gennaio è morto, ha dettato ai suoi discepoli, che erano quelli, c'era Torricelli, quindi siamo nel 41, fine 41, Torricelli, oppure c'era Vincenzo Viviani, e suo figlio anche, Vincenzio, che era lì insieme a questi discepoli, ai quali Galileo Porcieco descriveva questo tipo di movimento, che è quello là, vedete, questo qui è una copia della costruzione dell'orologio col movimento a pendolo di Galileo. E quindi però questo fatto qui è rimasto nascosto poi nei vari secoli, perché questo carteggio, che era di Viviani, sembra che sia stato un carteggio suo, è stato messo in una filza, diciamo così, sbagliata della biblioteca di Firenze, che quando è stato ritrovato nella metà dell'Ottocento hanno detto: questo con questa filza non c'entra niente, che qualcuno ha visto, ma questo è un'altra cosa. E quindi è venuto fuori che era un disegno del 1645, poteva essere, diciamo così, che a ricordo l'hanno disegnato questa cosa qui, che però non aveva sfondato, perché sembra che il figlio abbia tentato di costruirlo, anche questo orologio, però il figlio non aveva del padre, non è tale figlio tale padre, purtroppo non è sempre così.
E tra l'altro poi è morto nel 47, cioè è morto dopo 5 anni. Ma nel mezzo prima di arrivare a Galileo non c'è il Niente. Protismo a Fusella, quello di Brunelleschi? Brunelleschi usava sempre il sistema bilanciere, non poteva usare il sistema pendolo. C'è un sistema, no, pendolo, il sistema conico. C'era un sistema conico a Fusella, che era esatto. quello che sì, poi ma quello è un altro, tipo di comando della forza motrice, sì. che aveva questo sistema qui, che era il sistema, diciamo così, anche... qui penso che ci lavori anche Leonardo. Perfezionare il rotismo a Fusella. Leonardo prende per buono l'orologeria rinascimentale che conosceva e che ha fatto dei bellissimi disegni che io l'ho portati anche qua con gli strumenti autentici anche di quel periodo, perché c'erano quelli appunto a... Però l'approccio era sempre lo stesso. È sempre cioè, questo. Fanno delle cambio. Modifiche tecniche, sì, però certo. Ha fatto anche altri riferimenti agli orologi portatili o da tavolo, dove ovviamente il peso non ci poteva essere, no? Quindi c'era il sistema molla con un conoide, eccolo qua il conoide, che distribuiva la forza della molla a tutto il meccanismo con un sistema costante, altrimenti questo correva prima, poi scendeva, capito, si fermava prima del tempo e così via. Quindi quel sistema a conoide, a molla e conoide, è stato utilizzato fin da 400, devo dire, per fare questo tipo di orologi. Però ora, siccome qui si tratta di svegliatori monastici, ecco, questo tema è soltanto legato alla meccanica a pesi e basta. Ma non ebbe successo poi quel modello, se ne conoscono un paio, non ebbe successo il conoide, per cui sì, andò dopo, avanti qui, no, andavano avanti dopo nel 500, sì, ma dopo... Il globo che abbiamo noi a certo, quello, Napoli, quello c'è... Ma quello è di Giorgio Burgi, quello. Quello è di Roller Reinhold di Asburgo, sì, sì, ma non con il conoide ideato da Brunelleschi. E dentro c'è il conoide a Fusella. Sì, sì, ma quelli sono quelli, si chiamano perché i modelli di questo del comando della forza degli orologi da tavolo o portatili, che sono ancora più rari, sono stati definiti o quello francese che è con conoide, molle conoide, oppure con lo staff, il backstaff, che è quello tedesco, che è lo Stackfried, che era un sistema di una molla fissa che poggiava in un eccentrico che aveva sotto la molla ovviamente, e questo eccentrico gli dava una distribuzione di forza che doveva essere costante. La Germania è andata avanti con questo Stackfried fino alla metà del 600. Quando dopo è arrivato ovviamente il pendolo, quindi a quel punto si è detto che si fa, ragazzi, quindi c'è tutto il pendolo e tutti sono andati con un sistema diverso, capito? Quindi ci sono questi importanti momenti che insomma Galileo per esempio ha fatto questa grande idea, ha avuto questa grande idea che non è stata utilizzata, ma chi l'ha utilizzata? Huygens l'ha utilizzata nel 1657, ha fatto costruire la Ux, il primo orologio a pendolo della storia. E quindi chi è che ha inventato l'orologio a pendolo? È Ux. Poi dopo sì, è stato riconosciuto che Galileo aveva fatto questo e quell'altro, però oramai il mondo intero sa che Huygens ha fatto il primo orologio a pendolo, e poi dopo tutti gli altri orologiai, oppure progettisti, oppure disegnatori, oppure costruttori, oppure anche riparatori, perché poi c'è stato il danno, la beffa, no? Che tutti gli orologi a folio come questo, oppure quelli anche più moderni, dopo li vediamo qua, altri orologi sempre fino alla metà del 600 venivano fatti con questo criterio qua, poi per avere il sincronismo, l'orologio sincronico, facevano cambiare agli orologiai tutto il mezzo meccanismo per adattarlo a quel, rovinando però l'origine di questi oggetti. Quindi ce ne sono pochissimi che sono rimasti con il sistema a folio o a bilanciere, e perché anche quelli nati a quell'epoca là, cioè nel 500, nel 600, nel 600, sono stati tutti o il 99% cambiati per avere l'orologio sincronico, perché anziché sgarrare di un'ora, due ore al giorno, insomma quella mezz'oretta se la cavava, insomma, con l'orologio a pendolo, capito? Quindi è questo anche la funzionalità dell'avanzamento tecnologico, scientifico, insomma, ecco. Quindi. E qui vediamo, ora, se vogliamo andare, dopo torniamo qua un attimo, con l'uso di questo sistema, ci sono due orologi qua, che sono della prima metà del 600, che sono questo, tutto italiano, che ha il suo bilanciere, se lo guardiamo qui sotto,
fa un cerchio così che gira, che ruota, cerchio fisso, quindi non sono i pesi che si spostano, come fisso poi il secondo, quello della suoneria. E questo che è austriaco, che ha sempre della prima metà del 600, che ha sempre sotto la campana il suo foglio, cioè il suo bilanciere circolare, anche questo fisso, che non è stato modificato. Ecco, questi due sono originali così come sono nati e che io li uso proprio per dimostrare la provenienza, l'antichità di questa idea, che siamo nella prima metà del 600 e lì si era quelli là nella fine del 1200 oppure nell'inizio del 300. Ecco, quindi ci sono sempre 300 anni di differenza che dimostrano la longevità di questa idea umana. Ecco perché Dante si è meravigliato così tanto di questa cosa. Siccome abbiamo capito stamattina anche da tutti i colleghi che hanno parlato che Dante era una grande mente e quindi si interessava di tutto, per cui anche ecco l'astronomia, ecco la matematica, la geometria, Euclidea oppure quindi Tolomeo, tutto quello che è. Lui era, per cui si è meravigliato quando ha visto che una persona, cioè un essere umano, ha costruito una macchina che è perfetta come il cosmo. Quindi praticamente lui paragonava il peso a Dio, che governava ovviamente il cosmo, e che le ruote erano riferite agli angeli, erano riferite a tanti movimenti, alle stelle fisse oppure alle stelle mobili, ai pianeti, perché conosceva tutti i pianeti. Quindi c'era anche questa cosa. Ecco, con Galileo e quindi con Huygens sono arrivati, questo qui è primi del Settecento, per esempio, è un orologio ovviamente a pendolo perché si vede, che se io lo metto in funzione, qui aveva l'attacco per andare alla lancetta con il quadrante che era il quadrante esterno, questo è un orologio da villa, diciamo così, da esterno, stava sopra, visto le ville toscane oppure anche qualsiasi villa, insomma, che aveva l'orologio centrale sopra, praticamente questo qui stava dentro, veniva caricato dalla persona che era addetta e questo qui faceva, ecco, la suoneria praticamente. E questo qui vedete i due treni, il treno del tempo e il treno della suoneria, con i due pesi separati, perché uno è quello appunto di vivere, come è partito quello là, quindi la filosofia è quella, insomma, ecco, pur essendo 300 anni di differenza. Questo invece siamo nel 1660, pensate, questo è uno dei più bei pezzi che ho sull'orologio a pesi che abbia mai provato, veramente questo qui è, pensate che non esistono pesi, cioè orologi con i pesi dorati. Questo qui, la committenza ha voluto non solo la doratura di tutto l'orologio, la cassa dell'orologio, i pinnacoli fusi dorati, tutta questa bellezza che è così, ma ha voluto anche i pesi dorati addirittura. Quindi questo è da... ho saputo anche la provenienza, poi chi l'ha fatto, c'è scritto Camerini, c'è scritto anche la data 1660 e siamo nel momento in cui del cambiamento del, diciamo, epocale tra il folio, che esisteva solo quello come conoscenza, e il pendolo. Questo io l'ho trovato così a pendolo corto, piccolissimo, funziona perfettamente perché quando l'ho portato a casa l'ho smontato tutto, l'ho rimesso in funzione senza cambiamento di niente, era un po' diciamo così sfalsato come qualche ingranaggio, però messo su ha rifunzionato perfettamente. Ho trovato dove? In un'asta. Un'asta? Sì, perché io il mondo antiquario lo conosco oramai da 60 anni. In Italia? No, questo è anche a livello internazionale. Io per le aste italiane, fra l'altro, sono consulente di queste cose, o sulla storia della strumentazione scientifica, per cui cioè, quando c'è qualcosa di strano mi telefonano e dico, devo fare la scheda, devo fare anche le valutazioni, per cui insomma c'è tutta questa... Che in questo caso invece no, è una casa d'aste straniera, che aveva questo qui orologio italiano. Quindi ho sperato che in quella parte di estranger non avessero interesse a questo nome Camerini e così è andata, insomma, ho combattuto un po', però insomma l'ho preso entro i limiti che mi ero proposto per poter andare avanti, ecco. Quindi sono molto contento di averlo. Tra l'altro con un'altra storica dell'orologeria ho trovato anche gli stemmi che sono lateralmente qua, sono degli stemmi cardinalizi
che sono appartenuti appunto a un personaggio di cui si conosce nome, cognome e vita, tutto che è trovato, per cui insomma... Ecco perché sono durati. Certo, certo, sì, il rango perché questo qui poi da Iesi, come è stato fatto perché Camerini era di Iesi, se l'è portato a Roma quando faceva il cardinale, quindi faceva anche insomma vedere che era una cosa... veramente ricca, perché questo Camerini ha costruito altri, quelli che sono oggi almeno conosciuti, poi ho fatto una ricerca anche negli altri musei, nelle altre collezioni anche, e ce ne sono circa 7 o 8 di queste cose, però sono tutti molto semplici, senza pennacchi, senza dorature, insomma ottone, che funzionava lo stesso, insomma voglio dire, ma senza pesi dorati, senza doppi pesi, insomma c'era una elementarità, perché la committenza faceva, ecco, no, faceva la qualità dell'oggetto, vedi là, funziona tutto qui, ragazzi. E quindi questa committenza ha detto lo voglio ricco, lo voglio bellissimo, e questo ha espresso tutta la sua capacità e l'ha fatto in questo modo. Sarà oggetto di studio ora, quando è finito questo congresso, con questa studiosa che mi ha aiutato a andare avanti su questa cosa, e verrà fuori un libro su Camerini. E ce lo presenti là al prossimo ma momento. Sì, insomma, tanto. Comunque sia, ecco, questa è una cosa che altri orologi come questo, che sono della nostra zona, che è della metà del Settecento, certo Nuzzi che costruiva appunto a Rincine, pensate che è un paesino qui del Prato Magno, a confine tra il Casentino e la zona di Firenze, diciamo. E questo Nuzzi l'ha costruito dalla metà del 600 fino alla metà dell'800, 200 anni hanno costruito lassù in questo paese che era sconosciuto, però ci passava da lì una strada che era il collegamento con Forlì, ecco, e quindi praticamente c'era anche la gente bene che si fermava in quel posto, sapeva che c'era questo costruttore, gli lasciavano le committenze e lui le costruiva in questo, cioè secondo quello che facevano orologi pochi da tasca, cioè da piccoli, da portatili o da tavolo, facevano questi da mensola e poi i grandi orologi da torre. Quindi sì, ce ne sono alcuni ancora appunto in Casentino, nell'altro Casentino di questo costruttore. Quest'altro invece è un orologio interessantissimo perché è costruito, è un orologio tipicamente inglese questo, no? Perché è della metà del Settecento ed è costruito da un costruttore inglese proprio che si è trasferito a Firenze e che ha lavorato nella galleria del Granduca, e quindi c'è scritto proprio qui nella firma sopra, che l'ho riportata qua, c'è scritto firmato Ignazio Hookford nella galleria del Granduca di Toscana e inglese, c'è scritto proprio per dire io sono inglese, no? E questa è una cosa rarissima, anche questa, che ci tengo anche, diciamo, a farla vedere in questi contesti. Quest'altro invece è una cosa veramente storica a livello internazionale, perché è un orologio giapponese della metà dell'Ottocento, quindi siamo in una tecnologia che è molto più avanzata rispetto a questi qua di cui abbiamo parlato ora, no? Perché insomma ci sono delle perfezioni oppure delle tecnologie con la rivoluzione industriale che ha portato a produzioni anche di massa, voglio dire, anche su questa. Questa è la particolarità di che cosa? Intanto di non avere un quadrante, non c'è il quadrante, diciamo così, tipico, quello che, con cui sono nati gli imperatori monastici e tutti gli altri orologi occidentali, ma il quadrante è questa fila di bottoni che si spostano per indicare le ore canoniche rispetto alle ore temporali che dà un orologio, che dà le ore fisse, no? Delle 24 ore. Questo qui ogni 15 giorni spostavano, secondo la stagione, e avevano dei manuali che li forniva l'ente pubblico, diciamo così, ai giapponesi, e costruivano con questo sistema che era del tutto isolato dall'orologeria dell'Occidente. Che cosa c'aveva di particolare questo? Il meccanismo. Il meccanismo è il meccanismo dell'orologio dello svegliatore monastico. Cioè questa parte, perché se uno va a studiare che cosa è successo nel 500, nel 600, quando c'è stato il tentativo, diciamo così, di colonizzazione dal punto di vista religioso dei gesuiti che andavano in Cina, ma andavano anche in Giappone. E in Giappone c'è stato questo personaggio che ha portato
oltre che la cultura religiosa per convertire a, diciamo così, al cristianesimo le persone, si è portato dietro degli orologi del 500 che avevano la caratteristica dello svegliatore monastico. Quindi portato in Giappone, che è successo? Che questi orologi sono rimasti, anche se hanno ucciso Saverio, l'ho detto prima il nome del gesuita, no, comunque questo Francesco Saverio, che, San Francesco Saverio? Sì, era San Francesco poi Saverio, perché l'ha fatto santo, ma lui è morto là, l'hanno ammazzato dopo 2 anni che era lì che faceva questo tentativo di, o meglio, era la sua vocazione, diciamo così, di portare questo segnale, questa memoria, questa novella, diciamo, dal punto di vista religioso. Oltre che la religione, insegnava anche dei mestieri, cioè praticamente i gesuiti poi sono stati i distributori della cultura, no? anche da noi, perché insomma i gesuiti hanno fatto, tanto è vero che poi a un certo punto il Papa ha detto no, basta così, finito, ha chiuso proprio tutte le porte ai gesuiti, anzi ha cancellato dalla terra, e l'ha recuperati ora nell'Ottocento, credo che siano stati ritornati, o fino al Novecento, non ricordo. Inizio Ottocento. Sì. E comunque sia, questi personaggi sono andati giù, credevano in quello che facevano e portavano anche i materiali, quindi gli strumenti, per esempio, in Cina, qualcuno ha parlato della Cina stamattina? Sì. Perfetto, ecco, io sono un personaggio che ha prestato al Vaticano del 5-6 anni fa, 10 anni fa, perché il tempo passa, 27 strumenti scientifici del 500 e dei primi del 600 fino alla metà del 600 per dimostrare a questa mostra che hanno voluto fare su Matteo Ricci, conosci? Al Vittoriano l'hanno fatta no, dentro il Vaticano, dentro il Museo Vaticano. Perché l'hanno fatto su Matteo Ricci, l'hanno fatta anche al Vittoriano. Quella lì te lo dico, cioè io ho partecipato insieme al Museo di Firenze che ha portato giù 4 strumenti, io ne ho portati 27, pensa, 27 strumenti tutti del 500 che sono catalogati poi tra l'altro, dei quali ho fatto io le schede perché ho preteso, c'era Paolucci che era il direttore del Museo Vaticano che ha detto no, le schede facciamo noi, abbiamo i nostri esperti, va bene. Fatelo con i vostri strumenti, io ve li do. Questo è trattare. Sì, vado a fare telefonate. Va bene, ci mandi le schede così intanto le guardiamo per inserirle nel testo. Ma ognuno ha le proprie competenze, è chiaro. Mandato il mio curriculum e dico scusa, di pazienza. No, ma ti hanno chiesto loro, vuol dire che hanno riconosciuto. Sì, sì, sì. Le schede a più ignoranti. No, ma è stata una bella esperienza, devo dire, questa dei gesuiti. E un'altra invece, altre 2 o 3 mostre l'ho fatte a Trento, dove c'era Martino Martini. Però questo è già 600, la metà 600. E quindi anche lì ho portato sui miei strumenti, perché dopo c'erano i cataloghi, loro con questi strumenti hanno veramente realizzato la cartografia della Cina, delle province cinesi, quindi ci sono i libri che sono stati scritti per queste mostre, forse avrei fatto riferimento anche a quello, perché a Trento c'è una organizzazione per la Italia-Cina, che è l'Università di Trento, credo, e c'è un mio amico, che ora io non mi ricordo come si chiama, però insomma, che è tuttora presidente di questa fondazione Italia-Cina, che fanno ovviamente manifestazioni continue, capito? Quindi siccome Martino Martini è di Trento, avevo tutto l'interesse a valorizzare questo personaggio. Quindi, come stamattina io ho parlato di Bajotti, che non se lo conosce, però insomma mi è piaciuto questa cosa qui, portare avanti un omaggio per la SISFA di questo personaggio che ha fatto poi la Ludionica, l'ha detta da lui, insomma, ecco, tanto per dire, se si può dire Ludionica. Senti, scusa l'ignoranza, diciamo, ma quindi prima di San Francesco Saverio c'è, cioè in Giappone... Non esisteva l'orologio. L'orologeria... Non misuravano il tempo? No, il tempo lo misuravano con questo sistema qui delle ore guardando il sole, quindi avevano ovviamente la gnomonica, esisteva la gnomonica ovviamente come tutte le civiltà, poi quindi più arretrata. Erano rimasti in quel modo lì, non solo, ma quando Saverio è stato ucciso, quindi hanno tagliato i ponti con l'Occidente, cioè le dinastie poi qui che io non me le ricordo, però l'ho riportate qui sul mio libro qua, queste cose qui,
ho fatto un appendice proprio con, guarda, ho fatto un appendice. Non voglio offendere, scusa. Ecco, con questa cosa, questo qui è Saverio, vedi, Francesco Saverio, va, primo missionario nella parte della prima metà del XVI secolo, e qui c'ha tutte le cose con la descrizione delle ore che ho studiato, guardate, c'è anche il cinese qui, giapponese, comunque, e siamo diciamo arrivati alla fine, perché poi io, ecco, questo qui era l'ultima curiosità, diciamo, che ho voluto dare per dire che la parte che Dante ha descritto nel 1307-1320 nella Divina Commedia ha avuto uno sviluppo nel mondo che poi è rimasto tale per tante civiltà, che questa è la cosa più strana, che questo qua con lo stesso sistema ruota, prima ruota, seconda ruota, terza ruota di scappamento con l'asse, diciamo così, che va a finire al bilanciere, che è circolare, come era circolare fino al 600, insomma. Quindi, allora, la cultura giapponese ha preso, si è incorporata di queste idee che ha portato Saverio, se le fatte sue, continuando sempre ad avere il suo quadrante ad ore variabili secondo le stagioni, per avere appunto le ore canoniche, che loro l'avrebbero chiamato ovviamente in modo diverso, e che però l'hanno utilizzato fino al 1900, fino alla fine dell'Ottocento, quando hanno deciso di aprire le porte anche all'Occidente. Allora a quel punto lì si sono messe, cioè l'Occidente è entrato con tutta l'orologeria moderna, tra virgolette, di quel tempo su tutto il paese, e in questo i giapponesi sono fortissimi, lo sappiamo, copiano e hanno rifatto a metà prezzo, a un terzo del prezzo, invadendo il mondo occidentale con i loro prodotti. E questa è quanto si sa delle cose. Ecco, per cui insomma credo di aver dato ora un po' di forma a questa cosa, e grazie per l'attenzione. Grazie.